tutti e buongiorno. Quest'oggi mi presento a voi in una nuova versione. Dovete sapere che io da parecchi anni ho un blog di cucina. Il titolo è Ancora in cucina. Sotto poi metterò il link se qualcuno di voi è interessato e curioso a vedere le mie ricette. Come dicevo, appunto, ho sempre avuto questo blog di cucina in cui realizzavo ricette per lo più della tradizione familiare e della tradizione siciliana. In tanti mi chiedevano di vedermi all'opera durante la realizzazione delle mie ricette, un po' per mancanza di tempo e un po' magari per pigrizia, non avevo mai questa voglia. Quest'oggi invece mi propongo a voi, approfittando che è il compleanno di mio figlio, che per l'appunto compirà 13 anni, ho pensato di fargli una torta realizzata con il numero 13 e condividerla assieme a voi. Gli occorrenti che ci vogliono per questa torta sono un pan di Spagna, e di seguito vi metterò il link per chi è interessato a cercare la ricetta sul mio blog, della crema a caramello. E gli ingredienti per questa crema pasticcera al caramello sono mezzo litro di latte, 250 g di zucchero, 60 g di farina 00, 3 tuorli d'uovo, una scorzetta di limone, un pizzico di sale e una bustina di vanillina. Io comunque poi scriverò accanto tutti gli ingredienti. La preparazione è la seguente. In un pentolino mettete il latte con la scorzetta di limone e la vanillina. Nel frattempo, in un altro piccolo pentolino, mettete lo zucchero e fatelo sciogliere a fiamma bassissima, facendo attenzione che non si bruci. Quando questo avrà preso un bel colore ambrato, aggiungete piano piano il latte che avrete tolto dal fuoco prima del bollore. Fate molta attenzione perché il caramello rischierà di far bollire il composto di latte e quindi si riverserà fuori dal pentolino, quindi fate attenzione. E dopodiché mescolatelo, rimettetelo sul fuoco e fate in modo che il caramello si sciolga completamente con il latte. Ah, dimenticavo, togliete ovviamente la scorzetta di limone. Nel frattempo mescolate i tuorli con la farina e il pizzico di sale. Mescolateli per bene, la farina mi raccomando setacciatela. Una volta ben amalgamato, miscelatelo assieme al composto di latte e zucchero caramellato, rimettete sul fuoco a fiamma bassissima e fate riscaldare. Portate a bollore, dopo circa un paio di minuti dal bollore, spegnete tutto e lasciatele raffreddare. Per farla raffreddare senza che la crema faccia la sua solita pellicola, dovete avere l'accortezza di mettere della pellicola alimentare sopra che poggi sulla crema. In questa maniera non farà la pellicola. E dopodiché fatela perfettamente raffreddare. Vi consiglio di farla magari un giorno prima. Per quanto riguarda la bagna per la torta, io ho usato del succo d'arancia filtrato con dello zucchero e dell'acqua. Ovviamente, essendo una torta destinata a consumo di ragazzi e non di adulti, ho preferito fare una bagna non alcolica. Per quanto invece riguarda la panna, io ho fatto la panna di tre colori. Ovviamente quella bianca, che servirà a coprire la torta di base, di verde,
ottenuta miscelando il colorante alimentare in gel verde e con la panna, e quindi successivamente montatela, e fino alla gradazione di colore che più vi piace. Mentre per ottenere questa ho aggiunto del cacao setacciato alla panna bianca. Montiamo anche questa e ovviamente otteniamo la colorazione che vedete qui. Detto questo, possiamo anche passare alla fase vera e propria della realizzazione della torta. Allora, io come vi ho detto realizzo la torta a forma di numero, in questo caso 13, perché mio figlio domani compirà 13 anni. Allora, la prima cosa che vado a fare è tagliare il pan di Spagna in fettine dello spessore di circa un centimetro, e con queste noi andiamo a realizzare il numero 13. Con una sac à poche e un cucchiaio mettiamo la nostra crema. Adesso per il secondo strato, nel senso opposto a come sono stati messi prima. Il terzo strato ricopriamo con la panna. E copriamo tutto l'uno.
andiamo a livellare. Realizziamo il contorno col verde. Con la panna colorata col cacao creiamo questi ciuffetti per dare una nota di distacco tra il bianco e il verde. Con del pan di Spagna colorato sempre col colore alimentare verde, andiamo a riempire la panna bianca. Torta numero 13 è pronta. Che dite? Non è veramente bella? Se volete potete arricchire con del cioccolato sciolto e ulteriormente la vostra torta magari facendo delle linee diagonali lungo tutti i numeri. Io in questo caso non lo faccio perché mio figlio non ama particolarmente il cioccolato. Adesso non mi resta che riporla in frigorifero. In questo video ho voluto fare contenti i miei fans che mi seguono sempre affezionati nel vlog di cucina, ma soprattutto ho voluto fare felice mio figlio realizzandogli una torta particolare. Spero che abbiate trovato interessante questo video. Mettete mi piace, andate a guardare il mio blog di cucina e mi raccomando, seguitemi sempre numerosi. Se avete e richieste particolari non esitate a contattarmi. E con questo io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.